Allora, l'idea di fare un horror è partita dal fatto che sono un appassionato di film di genere, non di horror in particolare, ma mi piace il codice horror rispetto ai film, quindi il buio, la notte, la nebbia, tutto questo linguaggio. Ho sempre adottato un linguaggio di tensione in tutti i lavori che ho fatto, anche nel primo film, che è La Partita. Per quanto sia molto diverso, il contenuto di tensione è altissimo. L'idea è partita dalla produzione che mi ha contattato, che voleva fare un horror, e mi ha chiesto se ero interessato a scriverlo, a dirigerlo, e quindi è partita così. Poi l'idea del film, la storia e tutto quanto è stato un insieme di cose. In quel momento avevo appena letto un libro di Sepúlveda, che è il vecchio che leggeva romanzi d'amore, che parla di una battuta di caccia in Amazzonia dove cacciano una bestia, ed era molto horror, per quanto il libro non sia horror. E quindi da lì sono partito, ho detto: ok, facciamo una battuta di caccia in Italia che si trasforma in un monster movie. Ma è un progetto ambizioso, per quanto sia indipendente. Comunque fare un film di questo tipo ci vuole parecchio coraggio a livello produttivo, cioè, perché poi io posso avere dell'idea più figa del mondo, ma se poi dietro non c'è una macchina che è più pazza di te, più ambiziosa di te, è difficile realizzarla. Durante le riprese tante cose, le atmosfere che si creavano, comunque con la nebbia noi coprivamo ettari di bosco, c'era questa nebbia incredibile, la luna piena, insomma sembrava di stare veramente lì insieme agli attori nella storia. Allora, gli attori, i personaggi tutti mostri, sì, ma lo siamo un po' tutti, cioè, io penso che tutti noi abbiamo un mostro dentro e alla fine ci devi imparare a convivere. Il film parla un po' di questo, usando codici pop e di genere, però sì, alla fine è un'accettazione del mostro che noi abbiamo dentro. La realizzazione del mostro è stata fatta dal maestro Leonardo Cruciano con la squadra di Baburca in animatronica, perché ritorno sempre lì, io sono un appassionato dei film anni 80, quindi quando si facevano ancora le cose a mano, come Alien e Ti stesso, insomma l'Italia ha una scuola importante riguardo insomma, la costruzione, la messa in scena di creature nel cinema, non solo italiano. Come è venuto è stata tosta, insomma. Noi siamo ovviamente consapevoli del budget che avevamo, che non siamo una grande produzione e tutto quanto, abbiamo cercato di giocare su quello che potevamo avere, quindi su cosa possiamo riprendere. Se avessi voluto far fare alla creatura dei salti mortali o insomma delle corse veloci, non avrei potuto farlo, quindi ho cercato di evitare queste cose, di giocare appunto con la nebbia, con le inquadrature. Sono contento di come è venuto, per quello che avevamo a disposizione. Ovvio che se dai una storia così a grandi produzioni con altre risorse, ti fanno una bestia molto più verosimile, insomma. Beh, a questo film mi auguro che faccia un percorso giusto nelle piattaforme, perché ormai si parla di quello, con un'uscita in sala che probabilmente sarà l'anno prossimo. Però io penso che questo film al di fuori dell'Italia avrà seguito, insomma. Cioè, è un film che usa i codici talmente internazionali che è fruibile al di fuori dell'Italia, insomma. Cioè, i mostri, il bosco, la nebbia, il buio, tutte queste robe qua hanno una lingua universale. Cosa mi auguro per il mio futuro? Di farne un altro.